Sembrava una semplice giornata, io e Simon eravamo alla ricerca di un posto adatto per registrare la seconda puntata di Bear Grylls. Ma improvvisamente perdemmo di vista la nostra troupe. Ci avevano lasciati soli. Simon, sono a fuoco? Sì. Sono Davide De Vito. Ho viaggiato in capo al mondo in cerca delle sfide più estreme nei luoghi più pericolosi per mostrarvi quali siano le capacità necessarie a sopravvivere negli ambienti più perfidi del mondo. Mi sono lanciato in ogni angolo della Terra combattendo contro gli elementi, mangiando l'inimmaginabile, facendo il possibile per mostrarvi come rimanere vivi. Ma nella mia ricerca per la sopravvivenza non sono mai solo. C'è una piccola e devota squadra che segue ogni mio piccolo passo. Molti scienziati sostengono che l'Ovest sia rappresentato dal tramontare del sole e l'Est dal sorgere. Nelle forze speciali però ho imparato e non ero molto attento con la lezione perché lo ammetto. Stavo chattando su WhatsApp, ma credo proprio che l'Ovest sia rappresentato dalla spalla destra, mentre l'Est dalla spalla sinistra. Il Nord invece è di fronte a noi. In questo caso, per esempio, il Nord credo proprio sia lì. Andiamo. Questo posto mi sembra aver già visto. In effetti questo è l'albero di prima. Sento odore di larve. Andiamo! Lì! Le larve appena raccolte, oltre che fornire molte proteine, ti fanno passare la fame. Sono ottime. Simon, hai fame? Prego, sì. Mangia, mangia, mangia. Vai. Bravo. Andiamo. Bear. Sì? Non riesco a digerire. Ok, in questi casi dovremo intervenire sul metabolismo in modo diretto. Tutto ad un tratto però, Simon inizia a sentire delle sensazioni familiari, dei brividi, emozioni e profumi già sentiti. Simon, no! Avere l'appoggio di un amico fidato è fondamentale in questi casi. Fortunatamente per Simon ci sono io. Il segreto per sopravvivere in posti impervi come questi, e l'ho imparato nelle forze speciali, è morire. Il sole sta per andarsene e la miglior cosa da fare durante la notte per riposarsi. Dobbiamo assolutamente trovare un riparo naturale per questa notte. Questi alberi potrebbero essere buoni. Questo in particolar modo. Ottimo. Controvento e pioggia.
Andiamo! Sempre nelle forze speciali ho imparato come si dorme. Il fatto che noi dormiamo sdraiati infatti è completamente sbagliato. Risale solo a una tradizione azteca. Per un profondo e corretto sonno bisogna dormire in piedi. Quindi non mi resta che darvi la buonanotte. Ehi, hey, Simon! Sì! Simon! Anche tu in piedi? Ah. Non lo so, ho spiegato. Per favore, Simon. Per allora, favore. Buonanotte. Buonanotte, Simon. Buongiorno. Dobbiamo proseguire il nostro cammino. Andiamo. Simon, non so più cosa fare io. Chissà dove sarà la civiltà. Basta. Simon! Guarda! La civiltà! Fin da quando ero piccolo volevo incontrare Elvis, sapete, lui è una persona piena di coraggio e di consigli da poter darvi. E poi la natura è la sua migliore amica. Lavorare con Simon non è stato assolutamente semplice, è una persona poco esperta, purtroppo gli vanno insegnati proprio le basi della sopravvivenza, non c'è niente da fare.